Ciao a tutti ragazzi, sono Sergiati, benvenuti sul mio canale. Questo è l'episodio numero 5 della carriera allenatore con l'Udinese. Partiamo forte perché, come potete vedere al calendario, abbiamo un mese tosto dove giocheremo addirittura 3 partite, quindi non perdiamo tempo, partiamo subito. Partiamo dalla prima tappa, dalla prima tappa che è Firenze. Firenze ragazzi, valido per la Serie A. Giocheremo di pomeriggio. Cercherò oggi di tagliare, a me dispiacere, più cose possibili. Cioè, già ci ho provato negli episodi scorsi a tagliare il più possibile. Beh, comunque nel secondo episodio dove avevo cominciato a giocare avete visto molto libero dentro per Zapata. Perterò! Bravissimo il difensore qui a coprire, bravissimo. Difende benissimo la palla, Kums. Non capisco perché l'abbia fatto fermare. Comunque poteva anche provare il tiro, invece Sportiello c'è. Siamo partiti bene. Attenzione a Ilicic, che può essere pericoloso. Ilicic entra in area, crossa! Bravissimo qua a mettere in angolo. Attenzione all'angolo per la Fiore. Dove andrà Federico Bernardeschi, grandissimo giocatore anche all'europeo! No! È il calma ragazzi di aver sbagliato già 2 gol all'inizio. Giuseppe Rossi l'ha infilato, giocatore che non si sa neanche dov'è oggi. E però questo me lo fischia, siamo anche uno meno, no, non ci voglio credere. Hanno fatto 94 falli quegli altri, non ce ne ha fischiato neanche uno. Va dentro per Fofana, ma che tiraccio ragazzi, che tiraccio. Ora qua ci ha rimesso proprio Fofana. Prendila. Fuori gioco. Ragazzi, non ce ne va bene una. Andiamo subito a cercare il pareggio. De Paul. Col fisico. De Paul. Non ci voglio credere, ne ha presa un'altra. Calcio d'angolo per noi. Ne ha presa un'altra Sportiello. Erto, Sportiello ancora, basta. Basta, per favore. Sportiello, ne ha presa un'altra. Per Zapata. Ottimo per Zapata. E c'è il difensore. Attenzione a Ilicic, profondo per Kalinic. Kums non ci arriva, attenzione Kalinic, palla dentro e qua meglio di andare all'intervallo ragazzi. Bruttissimo primo tempo. Adesso proveremo la carta Mbakogu per aumentare la velocità là davanti e andremo con una ultra offensiva. Attenzione a Widmer. Widmer. Ne ha presa un'altra Sportiello. Non è possibile. Bravissimo Widmer. Rodriguez, non puoi recuperarmi Widmer. Non puoi. Widmer ne ha presa un'altra Sportiello. Però questa non la prende. Perché Duván Zapata la mette dentro lui. 1-1. E andiamo. Dunque, 1-1. Messi Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Esce e recupera il pallone. Nessun dubbio, rigore per l'Udinese. 6.5 hours later. Giallo per Alberto Costa. Abbia preso la decisione giusta per Luigi. Ora. Tutto. È nei piedi di Duván Zapata.
Però faccio la follia. Gran Montolivo a battere rigore. Montolivo! Quasi quasi la presa, 2-1. 2-1, la rimonta è completata. Nessuna esitazione, nessun nervosismo. Montolivo torna al gol. Vabbè, non è che sia un giocatore che il gol è la sua caratteristica migliore. Con un uomo in meno. Attenzione la palla per Bakogu. Bakogu. Peccato, peccato. Poteva compiersi il miracolo. Cioè, il miracolo è già stato compiuto. Poteva alimentarsi, ecco. Attenzione al cross. Karnesis la fa sua. Peccato, non ci si può buttare per terra. E alimenta l'ultima azione nostra. Con Bakogu. Attenzione al fallaccio. E qua c'è un giallo per Salcedo. Alla fine. Hanno avuto più cartellino loro di noi. Kums frenato. Entra in modo perfetto. E finisce qui. A Firenze abbiamo fatto un miracolo, ragazzi. Un miracolo abbiamo fatto. Ma ci siamo portati a casa la vittoria. Adesso testa avanti, perché non è facile neanche la prossima. Abbiamo recuperato il server perché c'è una connessione lenta oggi, perché sto caricando di tutto l'episodio che fate voi. Questo stiamo registrando in 5. Ok. Victor Valdes, ho già fatto delle richieste, ci chiedono 18.500.000. No, adesso c'è 7 milioni per John Terry. Vabbè, c'è da sistemare il giocatore squalificato. E noi faremo così. Samir lascia posto a Felipe. E qui credo che Felipe questo lo manterrà. A parte, salvo miglioramenti appunto di Samir. Andiamo a allenare Scuffette. Andiamo a allenare Letizia. Andiamo ad allenare Venuti. Andiamo ad allenare Pasciuti. L'unico terzino rosa che abbiamo la primavera. Andiamo ad allenare Balotti. Scuffette va a migliorarsi, va a 75, buonissima notizia. Ho detto che Scuffetta, anche il scatto dell'anno passato in panchina, farà benissimo secondo me. Beltong è 21 milioni, Ibrahimovic ci continua a dire che non è disponibile. Ha tutta birra contro l'Inter adesso, tutta birra contro l'Inter. Ok. Le facciamo giocare con la terza maglia. Questa è una partita che non va fallita. Ci sono 4 punti tra noi e il primo classifica, che è il Milan. E non bisogna perdere. Allora, vi spoilerò già. Si può chiamare spoiler? Che probabilmente l'episodio 6 e l'episodio 7 si occuperanno del mese di gennaio, perché anche abbiamo partite molto importanti, soprattutto se si passa contro il Bologna alla prossima. Non è certo, vedo durante registrazione a metà come vanno le cose, però probabile che sia così, quindi preparatevi nel caso. Ecco, l'Inter sembra delle lampadine con quella maglia lì, poi mettiamoci anche la pioggia. Anzi, Perisic, peggio ancora, fanno lo schema con Brozovic. Per Candreva, centrale, Karnesis non blocca perché è potente, ma tutto fila liscio. Però ottimo l'infiltrazione. Terò! Faccio prendere il pallone in mano a me. 1-0. Tutto Inter.
primo tiro, primo gol, però. Palacio, Felipe, cosa ha preso? Che tra l'altro Felipe gioca, data la squalifica di Samir, tra l'altro, e non ce la fa. La palla entro per Palacio, Candreva e la levata di porta Carnesis, poteva essere un pallonetto veramente insidioso. Calcio d'angolo per l'Inter, qua esce senza troppi complimenti Carnesis. Attenzione, però sbagliare l'invio. Perisic. Carnesis un'altra volta. Veramente c'è da fargli degli applausi certe volte a Carnesis. C'è da veramente da battergli le mani. Perché ne ha presa un'altra. Assedio dell'Inter, no, non finiscono più. Ansaldi, attenzione a rigore. E qua ci mette una pezza Erto. No, Medel, troppi errori con Dobbia. Santon. Ottimo tiro. Ringraziatelo. Palla dentro, ottimo, spazza. E la palla è larga. Per fortuna nostra, la palla è larga. E riparte il mio Carnesis per Montolivo. Non ci voglio credere, Brozovic. Un altro errore difensivo. Che va sempre a sbrogliare Carnesis. Forse c'è tempo per l'ultima ripartenza con Zapata. Fofana che De Palle viene accontentato. Fofana. E qua, ragazzi, termina il primo tempo. Molto sufficiente, sì, ma molto brutto. Cioè, molti errori difensivi, troppi, direi. Candreva. Ha provato Palacio. Adesso scusiamoci su una difensiva. Tabbadu. Attenzione, la palla dentro di Perisic. Qui se fanno il pareggio tutto più che meritato. Una levata di porta da Nino! E l'ha sbagliata Candreva. Non so come Candreva abbia fatto a sbagliare questo tiro, veramente, ragazzi. Incredibile. Cosa faceva? Occhio al cross. Bravissimo a sbrogliare con Dobbia. Altro errore difensivo. E Carnesis la riprende. Non si passa da Carnesis. Un altro errore. Badu. Dentro per Bakogu. Bakogu. 2-0. 2-0 nel momento più improbabile della partita. Bakogu ha messo 2-0. Fofana, per Tero, 3-0, il sigillo è di Cyril Tero, 3-0, peccato per l'Inter, cioè per fortuna abbiamo vinto, ma l'Inter qua l'ha provato di tutte e di più. E ha pagato il prezzo di un Carnesis proprio di forma smagliante. Si chiude 3-0, non si può chiedere di più. Adesso voglio vedere la votazione di Carnesis. 8,8, infatti uomo partita a lui. Cioè, cosa dire di più? Adesso si va alla terza partita di questo episodio. L'episodio extra dove appunto detto faremo 3 partite. In cui si va a giocare con il Bologna. Tanto vediamo, squalifica scontata di Samir, che però andrà in panchina perché ha preso il suo posto Felipe. Abbiamo l'aggiornamento della primavera. Allora,
non c'è nessuno che ci... come si è fatto, non c'è nessuno che ci soddisfa, allora andiamo avanti. Andiamo ad allenare i nostri beniamini. Tanto già 56, perché credo, sicuramente migliorerà a 56. Valotti. E mi raccomando, giocatori, non promuovete in prima squadra troppo prematuramente, perché magari poi non li fate giocare e non migliorano più. Io aspetto proprio l'estremo, proprio che dicano che vogliono andare via perché non sono promossi, cioè proprio qui. Aspetto quegli estremi lì. Valotti credo che diventerà anche un bel terzino destro, però non credo che riesca a giocare esterno nei nostri moduli. Possibile incarico in città nazionale, Venezuela per uno credo che andremo ad allenare con le squadre lì. Altro giro, altra corsa, stavolta è il turno del Bologna in Coppa Italia. Questo appunto episodio epico, dopo che sono tre partite addirittura, cosa che voglio evitare per fare anche per il mese di fare anche per il mese di gennaio. Infatti, come detto, forse si fanno due episodi, come accennato prima della partita con l'Inter. Due gol l'ultima partita, però praticamente ha fatto una partita gli stessi gol che ha fatto fino a dicembre. Gabriel Silva per Zuniga. E la palla buona, Carnesis. Cioè. Attenzione per Baye. De Paul gli ha levato la palla dai piedi. Qui doveva dare la filtrante perché Fofano riesce a controllare. Nagy, Gabriel Silva. Baye, che buco in difesa. È andata bene. Carnesis per Felipe. Fofana, con la forza del fisico. Primo gol del biancone per Fofana. No, bisogna rimandare. Dato c'è un domino in area. Recupera un'altra volta. Zapata. Duban. Mette il sigillo. Lui. Al 33esimo. Siamo in vantaggio. No, pessimo. Donza. Oi. Ci fanno sudare, qui ci fanno sudare, Danilo. E quando la Zuniga e se si prende gol è colpa di Kunz. Calcio a sorpresa, è un tiro potente, ma calibrato davvero molto male. Potevano anche fare meglio, dai. Mettiamola così, Felipe, e termina qui il primo tempo. Senza infame e senza lode, cioè. Potevamo fare di più, abbiamo praticamente fatto attaccare... Inizia il secondo tempo. Entra Bakoku per Terò. Donza! Baye, stacca di testa. No, Torosidis. Abbiamo capito che stanno provando. Per Jerry Bakoku. Dentro per Fofana. Scusate, per Zapata. C'è ancora Zapata. E ne ha presa un'altra, Mirante. Il Montolivo non ce la fa più. Ma con un Baye, che buco! Pericolo. Baye è un'occasione che conferma il loro essere ancora in partita. È andata bene di nulla. È andata bene anche qui. Paul. Vabbè, scontro fortuito. De Paul. E c'è il corner per noi. Palla che finisce in corner. Widmer. Qui merita il gol. Widmer! E questo gol se lo merita. Fatto un dribbling appena sotto la traversa. Da 10 e lode. Da 10 e lode, l'84esimo. Primo di recupero, basano a Torosidis dietro un difensore per andare a tirare. Torosidis! Carnesis, sale anche Mirante, attenzione, clamoroso,
E qua credo che la partita finirà. Finisce qui. Finisce 2-0. Partita veramente brutta. Brutta, brutta. Ma si è vinto. Questo episodio siamo andati a segnare 7 gol in 3 partite. Nel campo Widmer anche per il gol che ha fatto. Andiamo avanti perché l'episodio non è finito qui. Se potete vedere dalla parete sotto, ma non è finito qui l'episodio. Va avanti con 75.000 di premio aggiuntivo. Va bene. Allora, il Belgio. Vuole riposo. Qui il Belgio io accetterei. Perché ha una formazione fantastica. Siamo allenatori del Belgio. Rischio di perdere 4 giocatori. Terò, Romo, Arbaoui e Lodi. Però credo che un rinnovo li si possa anche offrire a 72.000 euro perché il budget che abbiamo. E spero lo accetti. Silva, sembra se ne riparla più avanti. Ma nel prossimo episodio, perché insomma la stiamo tirando alle lunghe. Simuliamo la partita. Abbiamo perso a Torino. Ci troviamo secondi a 2 punti da Juve e sempre a 4 da Milan. Squalificato Widmer. Danilo non ce la fa più. Allora, risolviamo il problema. Widmer andrà a Badu a giocare lì. Nel prossimo episodio vi porto la formazione completa del Belgio, che adesso vado a fare le convocazioni perché voglio vedere chi ho di così forte nella, insomma, di così sostanzioso. Prima di chiudere l'episodio andiamo a allenare i nostri giocatori come al solito. Questa settimana ormai l'allenamento è un appuntamento fisso, perché come detto è una cosa che non deve mai mancare nella carriera di FIFA, che non possiamo mai omettere, l'allenamento dei giocatori, soprattutto la primavera. Qua si porta Valotti sicuramente a 56. Appunto, si porta Valotti a 56. Simuliamo il resto. E così, appunto, ci auguriamo virtualmente buon Natale. Però ricordo il contratto, cerchiamo nel prossimo episodio di risolvere il problema. È il 1 gennaio. Vediamo l'ultima email. E noi ci saluta qua. Ciao a tutti, grazie della visione, lasciate un like e iscrivetevi. Al prossimo episodio sarà il mese di gennaio. Grazie mille, ciao a tutti, assaggiatevi.